Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa semplicissima ma carinissima maglia che non mi vedete indossare perché non è la mia taglia, ma è una taglia ML. Ho deciso di chiamarla maglia Rosalba, è un punto che, come potete vedere, abbiamo utilizzato già tantissime volte, quindi veramente molto semplice. Per quanto riguarda il filato, però, è questo bellissimo filato della filatura di Grossa Linea Zara che ho adorato lavorare. È morbidissimo, si lavora veramente bene. E vi ricordo che è 100% lana, ogni gomitolo è da 50 grammi ed è 125 metri. Come sempre, in descrizione vi lascio il link al sito Uncentando con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato, però negli altri colori, perché purtroppo questo rosa, che è un rosa tendente al lilla, è terminato. Però ci sono tantissimi altri colori: c'è comunque il rosa, il panna, c'è il nero, c'è il verde, mi sembra che comunque c'è anche un amaranto, se non mi sbaglio. Comunque ci sono diversi colori che potete utilizzare. Questa, come vi dicevo, è una taglia ML e io ho utilizzato 450 grammi, lavorando sempre con l'uncinetto il numero 4. Se dovete realizzare una taglia S, dovete andare a prendere 350 grammi. Per una taglia L, tendente una L quasi XL, vi consiglio 550 grammi. La lavorazione, come potete vedere, è veramente, scusate, ho posato un attimo il gomito, è semplicissima. Sono i ventagli che vanno sempre ripetuti, quindi anche per chi ha le prime armi, poter fare questa maglia è semplicissima. Ed è una maglia che viene sfruttata tantissimo in questo periodo per metterci sotto o un top o anche invece una bella camicia se la vogliamo indossare in autunno inoltrato. Come vi dicevo, è un giro che va sempre ripetuto, si parte dal sotto, si arriva agli scalfi, si divide poi la parte avanti dalle due parti, dalla parte dietro e una volta lavorata la parte avanti, gli ultimi giri si separa ulteriormente la lavorazione per poter creare questo scollo che sembra quasi uno scollo tondo, ma qui diciamo è un po' più quadrato. Una volta fatto ciò si fa la parte di dietro, dietro io non ho fatto questa sorta di spalline, chiamiamolo così, ma ho lavorato in giri di andata e ritorno fino a sopra e poi sono cucite alle spalle. Una volta cucite le spalle, tolgo lo spillo così vedete, sono andata a fare la manica, anche in questo caso stesso punto della maglia e ho rifinito la manica con due giri di maglie basse. Ho poi rifinito il collo con un giro di maglie basse, mentre sotto l'ho lasciata così perché la persona che doveva indossare questa maglia la voleva lì larga, quindi non sono andata a fare alcun tipo di bordino, però volendo potete fare anche voi un bordino, sempre richiamando il bordino della manica, tipo quindi dei giri di maglie basse, uno o due giri, oppure potete fare un bordino un po' più particolare per rendere la maglia, dare quella maglia, la maglia con l'effetto wow. Comunque, detto ciò, spero che anche questa semplicissima maglia vi piaccia, che desiate realizzarla e come sempre poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncentare e spruzzare, oppure mi potete taggare su Instagram dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Uncentando con i filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la maglia io utilizzerò il filato della filatura di Crosa linea Zara, che è, vi ricordo, 100% pura lana. Allora, io ho montato le catenelle, ne ho montate 168 con l'uncinetto il numero 5, ma andrò a lavorare poi con l'uncinetto il numero 4, questo perché ho bisogno che le catenelle sotto non stringano. Un'altra cosa, questa maglietta che andrò a fare è una taglia ML, come circonferenza circa, devo fare circa 100 o 2 centimetri e io per fare ciò ho montato 168 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 4, quindi mi raccomando, a seconda della circonferenza che dovete fare, e mi raccomando, se avete più seno, andate a misurarvi la circonferenza del seno e non quella dei fianchi, mentre se avete fatto i fianchi più larghi, misuratevi l'ampiezza dei fianchi e montate tante catenelle fino ad arrivare alla larghezza che vi serve, tenendo presente appunto che la misura che vi serve deve essere su un multiplo di 4. Io per questo ho montato 168 catenelle con l'uncinetto numero 5, ma la lavorazione, che è un giro che si andrà sempre a ripetere ed è un punto che noi abbiamo fatto tantissime volte, va lavorato con, io lavorerò con il numero 4 proprio per fare in modo che sotto la maglia venga morbida e non stretta. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Una catenella di separazione, rientro nella stessa maglia catenella di base e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, salto 3 catenelle e ricomincio da capo, quindi entro nella quarta e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, salto 3 catenelle e ricomincio da capo.
quindi maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, e procedo così per tutto il primo giro. Vi farò vedere come terminarlo e poi come andare a fare il giro successivo. La lavorazione è semplicissima, come vi ho detto, molto molto semplice, e quindi continuo così e vi faccio vedere poi come terminare e iniziare il secondo giro. Sto per terminare il giro, ho fatto la catenella di separazione, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Quindi, come vi ho detto, andremo sempre a ripetere lo stesso giro, quindi entro nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia bassissima, e poi vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, scusate ma devo tirare un po', rientro e vado a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione, ricomincio da capo, vado all'interno del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio o la mia V, come la volete chiamare, maglia alta, catenella, rientriamo maglia alta, catenella di separazione, si ricomincia. Quindi questo è il giro che andremo sempre a ripetere fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Mi raccomando, se avete bisogno di allargare la lavorazione, potete fare, invece che una catenella di separazione, potete fare 2 catenelle. Non vi consiglio di farlo tra ogni ventaglio perché altrimenti allargate troppo, però se avete bisogno di allargare un pochettino perché su alcuni punti la volete più larga, potete fare così. Se invece la volete più stretta, anche in quel caso, dovete andare a togliere la catenella di separazione tra i ventagli. Ecco, anche in questo caso vi consiglio di non toglierla ogni ventaglio, ma tipo ogni 3 o 4, visto che è un multiplo di 4, io direi di andare a togliere ogni 4 ventagli, andate a togliere una catenella in modo da stringere un po' la lavorazione, oppure se non volete cambiare il punto potete cambiare uncinetto andando a lavorare o con il 4 e mezzo se dovete allargare la lavorazione, o con il 3 e mezzo se dovete stringere la lavorazione. Io adesso continuerò così, vi farò sapere quanti giri ho fatto e poi come andrò a dividere la parte avanti dalla parte dietro. Allora, ho ripetuto il giro per un totale di 31 volte, quindi partendo da sopra ad arrivare su allo scalfo, ho ripetuto il motivo per 31 volte, quindi un giro 31 volte. Adesso sono andata poi a mettere i marcatori. E per mettere i marcatori io ho 42 delle mie V, chiamiamole delle V, quindi ne ho 42, ne sono andata a mettere 21 dietro, 21 avanti, andando a mettere il marcatore prima della prima V e l'ultimo marcatore dopo il 21esimo, quindi tra le due V qui. Mi raccomando, se avete dispari, quindi non so, ne avete 43, quella dispari va sempre messa sul davanti. Adesso continueremo a lavorare sempre lo stesso motivo ma in giri di andata e ritorno, quindi vi farò vedere come fare il primo giro, come terminarlo e come iniziare il secondo, ma è semplicissimo, non cambia niente rispetto alla lavorazione in tutto tondo, e lavoreremo in giri di andata e ritorno fino ad arrivare quasi alle spalle. Gli ultimi giri dividerò ulteriormente per poter creare lo scollo quadrato, però uno scollo quadrato molto alto, cioè non troppo basso, quindi andrò a fare soltanto penso gli ultimi 2 massimo 3 giri appunto con una sorta di spalline sul davanti. Quindi come potete vedere io il marcatore lo sono andato a mettere sempre prima dell'inizio del giro in modo tale da non spezzare il filo. Quindi vado sempre a fare una maglia bassissima e vado a lavorare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, una catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, di nuovo vado a lavorare il mio ventaglio o la mia V come la vogliamo chiamare, e vado a lavorare così normalmente fino ad arrivare alla fine del primo giro. Vi farò vedere come terminare e come poi iniziare il secondo. Sto per terminare il primo giro, vedete sono arrivata al marcatore, vado a fare il mio ultimo ventaglio, quindi maglia alta, catenella di separazione, rientro maglia alta, giro la lavorazione e di nuovo vado a fare una maglia bassissima all'interno dell'archetto di una catenella e vado a lavorare di nuovo il mio ventaglio, quindi 3 catenelle che sono prima maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, continuo a lavorare normalmente andando a fare sempre un ventaglio all'interno del ventaglio successivo. Quindi come vi ho detto adesso lavorerò così per questi giri e poi vi farò sapere quanti giri invece sono andata a lavorare di meno per creare lo scollo e le spalline, quindi vi dirò anche quanti motivi sono andata a lavorare, e poi dietro invece la lavorazione andrà fino ad avere lo stesso numero di giri però senza fare le spalline. Farò questa sorta di spalline per creare questo scollo quadrato sul davanti, ma dietro lavoreremo per intero.
Allora, io ho lavorato per un totale di 14 giri, di cui 11 giri sono andata a lavorare da destra a sinistra, mentre gli ultimi 3 giri ho lavorato soltanto su 7 dei miei ventagli, sia da quest'altra parte che da quest'altra parte. Quindi 11 giri da destra a sinistra, gli ultimi 3 sono solo su 7 giri, mentre dietro, come potete vedere, ho lavorato tutti i 14 giri andando sempre da destra verso sinistra. E poi sono andata a cucire qui sulle spalle. Fatto ciò, quindi ho creato lo scolo del mio maglia, che come vedete è molto largo, e adesso possiamo andare a realizzare le maniche. Allora, per poter fare le maniche lavorerò sempre con l'uncinetto del 3,5, scusatemi, del 4, e vado a lavorare partendo dal basso, quindi non dove ho cucito le spalle ma dalla parte sotto, e vado a lavorare tra le due dove avevo messo il marcatore, quindi tra i due ventagli che mi separavano il lavoro di destra davanti da quello di dietro. Quindi mi aggancio con il filo e vado a fare 3 catenelle che sono ossa prima maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho la prima maglia alta verticale, in orizzontale, scusatemi, e vado a fare di nuovo il mio ventaglio. Quindi maglia alta, catenella, rientro, maglia alta. Catenella di separazione, ne salto, chiamiamo i ventagli, vedete qui ho un ventaglio, qui ho un ventaglio, salto un ventaglio, vado nel secondo e di nuovo vado a fare il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, catenella di separazione, di nuovo salto un ventaglio, vado nel successivo e vado a fare il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella di separazione, di nuovo maglia alta, catenella di separazione, e continuo così quindi per tutto il primo giro. Vi farò vedere naturalmente come terminarlo e come iniziare il secondo, e poi procederemo a fare sempre lo stesso giro per tutta la lunghezza della manica. Naturalmente, se voi volete andare a stringere un po' la lavorazione per non fare la manica troppo larga, potete poi man mano andare a togliere le catenelle di separazione partendo sempre da sotto, cioè qui noi abbiamo la maglia, il ventaglio, non fate la catenella, andate a fare direttamente il ventaglio successivo, in modo tale da stringere un po' la lavorazione, ma stringerla sotto, nella parte sotto della manica, quindi sopra risulta regolare, si va a stringere sotto come una classica manica. E naturalmente, se avete bisogno, nel giro successivo, dopo qualche giro, andate a togliere anche la catenella qui. E naturalmente, se togliete la catenella qui, quindi quando fate il primo ventaglio e il secondo, dovete togliere la catenella anche da quest'altro lato, quindi quando andrete a fare l'ultimo ventaglio andate direttamente a fare la maglia bassissima per chiudere la lavorazione, in modo tale da chiudere sempre sia da un lato che dall'altro, stringere sempre sia da un lato che dall'altro. Comunque adesso termino il giro e vi faccio vedere poi come iniziare il secondo. Sto terminando il primo giro, ho fatto la catenella di separazione, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Per rifare il secondo giro con una maglia bassissima ci portiamo, abbiamo la catenella, la catenella, e poi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, rientriamo un'altra maglia alta, catenella di separazione, andiamo a procedere normalmente come abbiamo fatto per il corpo della maglia, quindi la lavorazione in tondo in questa maniera. Io alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il giro, vi dirò anche se ho fatto un bordino, penso di rifinire la manica con un semplice giro di maglie basse, a massimo 2, e naturalmente vi dirò se ho fatto delle diminuzioni come vi ho spiegato che si fanno, come ve l'ho spiegato prima. Allora, alla fine io ho fatto 33 giri più 2 giri di maglie basse, semplicissima, sono andata a lavorare una maglia bassa sopra ogni maglia alta e una maglia bassa dove ho l'archetto che mi separa le due maglie alte, ma non l'ho fatta dove invece ho la separazione dei due ventagli, questo per stringere un po' il polso e non farlo troppo largo. Però per il resto alla fine ho fatto soltanto 2 diminuzioni, che come vi dicevo qui in basso, infatti non si nota, sono andata a stringere la lavorazione non facendo la maglia di separazione tra l'ultimo ventaglio e quello con cui si inizia e quello con cui si inizia e il ventaglio successivo, in modo tale da avere 3 ventagli senza la catenella di separazione per stringere un po' la manica, però non l'ho stretta tantissimo, vedete alla fine la lavorazione è molto regolare proprio perché non sono andata a stringerla tantissimo. Quindi ripeto, ho fatto soltanto un bordino con 2 giri di maglie basse, adesso
andrò a fare la seconda maglia e poi deciderò se fare un bordino di maglie basse anche intorno allo scollo, che richiami appunto questo della manica. Sotto non penso, perché voglio che la maglia resti larga e comoda, quindi non andrò a fare il bordino sotto, però se dovessi fare il bordino anche nel collo vi dirò.